Salve a tutti da Titan89, benvenuti in Final Fantasy XV, ragazzi. Mettete un mi piace a tutti i miei video per farmi, semplicemente per sostenermi. E che cosa ho fatto in vostra assenza? Innanzitutto, nello scorso episodio abbiamo concluso tutte le missioni secondarie di capitolo 1, 2 e 3. E se non... no, beh, basta. Quindi abbiamo concluso tutte quelle missioni secondarie, a parte due. Una è questa, sarebbe l'ora della pesca. E vabbè, le altre sono poco relative, le faremo dopo, tranquilli, c'è tempo. Comunque l'ora della pesca e poi c'è quella di Prompto. Ragazzi, questa se la sapete, perché mi sto documentando ma ancora non ho capito. Qui Prompto fa una foto, c'è una cascata qui. Vi dico il posto, località souvenir Burbost. Qui sulla sinistra Prompto dovrebbe in teoria fare una specie di foto. Non sono riuscito ancora a farla. Se voi sapete dove il punto preciso dove si fa, faccia, scrivetemelo nei commenti. Altrimenti comunque io la farò. Cioè, questo gioco si finisce al 100%, punto. Se riusciamo. Vabbè, riusciremo. Che cosa ho fatto? Ho salito il livello. Sono andato al modo di Galdin con 22.000 esperienza. Quindi al modo di Galdin sapete che c'è il moltiplicatore per 2 pagando 10.000 guild. Infatti sono di nuovo povero. Ma ho fatto ben 5-6 livelli circa a ciascun personaggio. Stavano al 27-28 e sono stato al 33-34. Quindi una bella salita l'abbiamo fatta. Talenti, è salito un po' Gladio, anche se poco, cioè è salito poco quando... io pensavo salisse a 6, detto chiaramente. La pesca di Noctis speravo salisse al 4, boh, vabbè, non può essere così facile. Cioè, cazzo, la fotografia di Prompto sale al 6, manco voglio farci le foto. Comunque siamo qui verso la faglia, parla con Ardyn. Questa è... e questo è un video incentrato sulla missione principale. Ciao tizio, tu non so se sei figo, se sei simpatico, cattivo, buono. Cioè ragazzi, questo individuo con quei capelli, quella faccia, quei capelli da giovane, quella faccia da vecchio. Boh. I should warn you. We're about to pass the point of no return. I trust you're not having any second thoughts. No, sto a posto, tanto ho fatto 5 livelli, sei tutte missioni secondarie, possiamo fare quello che vuoi adesso. Verso la faglia, seguite di nuovo l'auto di Ardyn. Dove stai? Whoever thought of tapping into the meteor's power was a genius. Can you even go near that thing? They harvest fragments found nearby, pieces that broke off when the meteor fell. Almost fell, I should say, but the Archon caught it. And he's still there, holding the thing up. Guess he never misses leg day. Or any day, for that matter. His unceasing toil and the meteor's might form the tenets of worship for the locals of Disgaea. Makes you wonder what it's like down there at his feet. Il meteorite sarebbe la cosa a destra, ragazzi, eh. Mi raccomando, non fate come me che io guardo sempre il meteorite, più o meno. E la macchina di Ardyn... so you know, it's hot where we're going. Will the camera fare all right? As long as I avoid open flames, it should be okay. I think. We don't have a spare if it breaks. Leave it in the car? Oh no, I'm taking it. Not every day you get up close and personal with the Archon. I kick myself if I miss the photo op. Spoken like a true photographer. As they say, better to try and fail than never to try at all. Look at you. Well, they say that. Not me. Well, you just do what you gotta. Ok ragazzi, stavo dicendo... no, non mi ricordo che cosa stavo dicendo. Sì, non perdete Ardyn, non dovete stare a 300 metri di distanza, hey, oltre. Can your glasses take the heat? Well, I don't see why they shouldn't. Even if they couldn't, he'd still be all right. Yeah, Iggy's eyes ain't that bad. Oh, really? Yeah, my vision is possible without corrective lenses. Then why not take them off sometimes? Well, you don't get it, huh? Ignis likes his world to be crystal clear. Indeed. I've never been one for ambiguity. Ah, I think I'm getting the picture now. Cioè, in pratica gli mancano 0,25 centesimi a Innis. Ma comunque, se dovete parlare sempre, me lo dite, guidate voi e io vi ascolto. How's it feel being away from the wheel? Positively frightening. What are you saying? That I'm no stranger to his highness's driving habits. Appreciate the confidence. Read a book. It'll take your mind off it. I'd rather keep my eyes on the road for now, thank you.
I guess nothing can take your mind off Nox driving. Siamo arrivati? We're here. Missione compiuta, verso la faglia, mille esperienza così a muzzo. Don't really inspire confidence. Yeah, not very straightforward. Hello, it's me. Be so kind as to open up. Wow, that worked. I may not look like much, but I do have some influence. Aren't you glad we came together? Your audience with Divinity lies ahead. You're leaving? I drop you at the Archean's open door, and with that, bid you farewell. Quindi lui se ne va, ragazzi. I ragazzi, i nostri ragazzi, Noctis, Ignis, Gladio e Prompto. Come cazzo faccio a ricordare i vostri nomi, soprattutto quello di Prompto, che non è un nome. E non sanno ancora chi è lui, non lo sanno. Forse nemmeno tu che stai guardando Final Fantasy sai chi è lui ancora, perché non ti sei spoilerato. Io lo so perché ho visto il film, anche se conta poco, eh. We never meet that one again. Wow. A little harsh there, don't you think? E agli albori della leggenda proseguite fino in fondo alla strada. I really knew his stuff about nursery rhymes. Yeah, nothing creepy about that. Ok, quindi ancora non sanno chi sono, chi sia, non so quanto sia rilevante, ma penso abbastanza. E ovviamente io non vi spoilerò niente di ciò che non sapete per forza. Cioè che Luna Freya si deve sposare con Noctis lo sapete perché l'hanno detto un sacco di volte, ve lo dico magari. E qualcosa che già sapete, ve lo ricordo a volte. Però chi sia quel tizio è proprio una decisione vostra saperlo o meno, guardandovi o meno o il mio video 00 dove parlo di Kingslave o guardandovi direttamente il film. Ma vi ripeto, per ora non è importantissimo, eh. Anzi, cioè, non so nemmeno io la sua importanza. Allora, buon uomo, buoni uomini. Non so, ma mi puzza di sfida questo posto, cioè di morte più che altro. Senti, ma quel prompto con 869 vita? Fammi un attimo. Equipaggiamento. Prompto, non per dire, no? Che cos'è questa? Questa è per la vita. Quanta vita ti devo dare, prompto? Non lo so, fai cagare di tuo. Vabbè. Era giusto per averlo sui 1000. Didn't expect to find a royal tomb here. Would be a shame not to grab that power. Hey, Highness. Let's grab it and go. Il sarcofago adesso dovrebbe essere la terza nostra arma ancestrale, se ho capito, eh. Mausoleo del mistico, mausoleo reale. Vai. Padone del mistico, e questo forse si può provare, eh? Oh ragazzi, che è successo? Seems we woke the big guy up. He's trying to tell me something. But what? Knocked! You okay? Well, thank heavens you're safe. Is there a way back up? No, but there's a path. Gonna see where it leads. You two try to get down. Very well. We'll look for a way. Be careful now. You too. What? We're going where?
Allora, agli albori della leggenda, obiettivo aggiornato, cercate il modo di proseguire con il nostro gladio. Vabbè, mica ci saranno nemici. Don't rush off on your own, huh? Don't get left behind. Wise guy. Adesso raccogliamo più roba. Quanta? 41. A me sembra di meno. Vabbè. Pa-pa-pa. Vediamo se possiamo fare il triangolo. They're on edge. Let's not ruffle their feathers anymore. Try shutting your beak. Just offering sound advice. Yeah, like a parrot in my ear. Nella fase di Countless, le fiamme che si sprigionano dal terreno provocano ipertermia, con conseguente perdita di energia vitale. Iper è tanta, termia vuol dire calore, quindi troppo calore. Vabbè, questa era facile. Quindi... Vabbè. Quindi basta andare sulle fiamme. Cos'è? Un avisauro. Vabbè. E subito stra mega offensivi. Ehi, stai buono. Grande, ho anche alzato l'incrociamento, l'attacco incrociato l'ho alzato di potenza. Dove stanno gli altri? Oh, lei. Grande ragionamento, carne di caudaffilo. Basta? Ah no, c'è questo. Muori. It's making me woozy. The hell does it get this hot? It feels like I'm about to combust. 43 pure questo. Un po' pochino. Vabbè, abbiamo già fatto il carico comunque di robette, infatti, no? Siamo già pieni. Non hai più spazio, sì, me ne ero reso conto, eh. Magia, un po' di fuoco, ce lo mettiamo con... Ragazzi, come... che vi piace? Focora, energetico, potremmo fare il triarcano 2x3. Potremmo fare questo, vediamo quanto può essere forte. Piro elettrico? Ah. No, vabbè, mi sta bene così. Questa deve essere una magia piuttosto tosta, eh. Assegna a te. Vai. Questa mi sa che è bella potente. Si assimila che praticamente ci siamo fottuti tutte le risorse che avevamo. Evitiamo il fuoco, eh. Come ci hanno consigliato loro. Ah, cioè, la guida, cioè, cazzo. Il tutorial. Ah, quella è una risorsa ma sta nel fuoco. Vediamo se riusciamo a prendere... Piuma affilata. Infatti mi sono infuocato. Cazzo, ovunque c'è fuoco adesso. Aia, aia. Ok. Perfetto. Ma qui nei dintorni non c'è niente interessante? Poi non mi fanno manco attaccare. Cioè il triangolo non me lo stanno facendo usare. Hey, over here. Va bene. E procedi. Ci dobbiamo buttare? No room for error here. No time to chill either. Make it quick. Just want this to be over. E vabbè, cammina. E te pareva? Hang on. Of all the times, let's hurry the hell across. Vabbè, noi stiamo cercando un attimo di proseguire, ma c'è Nocte che secondo me cade. Nocte, you doing all right? What now? Hey, Titan, what's the big idea? Save it. Get to solid ground first. Vabbè, se ci muoviamo e mi dite che devo fare. Calm down. I'm going as fast as I can. Ah, ok, ci stiamo muovendo, cioè mi sto muovendo, eh. Che se non si capisce benissimo. Ma Titano quando è che apriamo il culo a Titano?
Dai, Gladio. Ma io non sto capendo se è un alleato. Need to see how he treats intruders. You wanna talk? So do I. Yeah, the feeling's mutual. Let's move. Seguite il sentiero, va bene? Mega Fenice, ottimo qui. Sì, forse non dovevo mettere proprio sul fuoco, ma va bene. Che altra roba c'è? Robetta. Mega Elisir, grandissimi. Di nuovo pieno? Aspetta, eh. Talenti, magia. Facciamo tutto questo che ha. Ma il fuoco in questo posto mi sembra un po' strano da mettere. Cioè, non sono da trovare, scusatemi. Sono da mettere come magia, cioè non mi serve. Potremmo mettere... La canna di Behemoth costa un sacco. Costa un sacco la canna di Behemoth. Triarcano, potremmo mettere... Vediamo un attimo. Mettiamo qualcosa di... Questo qui. Ok. Va bene così, distilliamo anche questo e siamo pronti. No, non assegnare un cavolo, cioè abbiamo già la roba assegnata. Adesso ragazzi, che cosa ci aspetta? E soprattutto questo capitolo dovrebbe durare poco, quindi massimo due video. Cioè, oddio, potrei fare tutto in uno, ma... Sick of this endless walking. E effettivamente è un po'... I'm sick of your endless whining. Calm the hell down. Get off my back. Are you a man of royal blood or aren't you? Allora ragazzi, vi spiego la scelta. Se prendete la prima vi danno un oggetto che aumenta la forza del 50%, se fate sono quello che sono del 50% resistenza, quindi sono l'erede al trono, è la scelta secondo me migliore. Of course I am. I couldn't forget it if I tried. What about it? I ain't saying that you've forgotten, but you gotta know something. You're not the only one who's having a tough time. We're all on edge. We Amicidia are the king's sworn shields. Guard the king with our lives. That's the way it's always been. I've embraced my duty. And I take pride in it. When you can't focus, I focus for you. It's my job. So let me do it, all right? All right. La strigliata severa di Gladio aumenta temporaneamente la tua forza del 50%, quindi altrimenti ci avrebbe dato la resistenza, ragazzi. Sorry, but I had to get it out. Come on. And remember, don't rush ahead on your own. Hey Gladio. Your dad, I'm grateful to him. Just doing his job. Isn't that your phone? Ignis. You're safe. Good. Listen, Imperial troops are near. I got cut off. But it sounds like we're about to have Imperial company. It's about to get even hotter in here. Va bene, quindi anche truppe imperiali, che bella cosa. Assimiliamo intanto un altro po' di fuoco. Un sacco di roba troviamo qua in mezzo. Non so immaginare il nemico che ci aspetta. Mega pozione. Che altro prendere qua? Truppe. We finally made it. I know. C'ha con noi? Ce l'ha con noi, boh. E salve, tizi. Allora, facciamo... Aspetta, con calma, Gladio, con calma. Fammi ragionare, va, vediamo. Ammazzato subito. L'ultima volta che ho affrontato queste truppe è stato un paio di livelli, cioè un paio di video fa, se non il video scorso addirittura. Ma avevo 5-6 livelli in meno. Un po' si sentono, eh. Non le ammazzavo così velocemente. Poi avevo anche le altre armi diverse, quindi...
con pochi potenziamenti siamo diventati molto meglio. Vabbè che siamo sopralevellati per il posto. Missione compiuta agli albori della leggenda. Mi pare che abbia dato 2000 esperienza o sbaglio. La rivelazione di Titano, seguite il sentiero. Vabbè, questo è il sentiero, eh. Tac, seguito. Hey, I'm here. What the hell is it you want? Quit screwing with my head! You gotta be kidding me. Va bene. Seguite il sentiero, resisti alla furia dell'immane. Beh, che ci vuole? Oh. Non so se cliccare o... Ok, no, solamente un click, basta. Vabbè, è facile. No, ho fatto quadrato. This ain't gonna work. We gotta run. Best advice you've given all day. I can't have you dying here. Come on. Vabbè, Gladio, io ti supero. È stato un piacere. Alla prossima. Tu rimani pure indietro. Ai. Ci ha tolto un sacco di vita. We're sitting ducks here. Hurry. Yeah, don't need to tell me. Ah, infatti. No, c'è, 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 c'è. Ah, damn it. Don't stop. Run. He just won't quit. E vabbè, che non si arrenderà, si è capito. Guarda la manata. Bastardo. No, 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 no. Ok, parla gli attacchi dell'immane. Ma io faccio quadrato, devo capire ancora come però. Difesa, vai. Devo tenere cliccato, va bene. Grande. Allora, quadrato fisso. Poi ritorno tra ora. E fin qua ci siamo. Distruggi il bacio del titano, ci sto. Vai, 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 vai. Questo ha fatto più male a me che a lui. Beh. Cazzo. Allora, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Olè. Vabbè, stiamo imparando, eh. Stiamo. Ecco, il fuoco ha fatto più fastidio a me che a lui, mamma mia. Oh, finalmente sono diventato assieme. Mi cazzo, non l'ho vista. Ah. Inquadrare il titano è veramente complicato, eh. Non sto capendo, immagino che stanno con noi. Quindi forse il tizio di prima ci ha voluto sfruttare. Dai, 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 dai. Niente. Uff. E più o meno. Attacchiamolo. Oh. Siamo leggermente in cielo, eh. Mamma mia che casino. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo.
La proiezione offensiva fa davvero male, in questo caso. Beh, dai, butta il braccio. Vabbè, anche la testa va bene. Dopo aver invocato la panoplia e le 1 delle 1 per scatenare l'impeto ancestrale che consuma la barra ancestrale, ma ti fa compiere l'attacco congiunto dagli effetti micidiali in base all'energia utilizzata. La sto consigliando in pratica. Bello. Oddio, sono leggermente esausto, eh. Perché non... è esausto in pratica il mio personaggio. Come stiamo andando? Un po' male. No, no, no. Oh. Iggy, look out. Ma io non capisco immagine che ci stanno a fare. Proviamo a ucciderli. No, non ho fatto in tempo a parare. Ok, ok. Facciamo così, va. Punti vita attuali e massimi e i punti magia, vai. Mamma mia, appena in tempo. Inizia e pronto ad un piano, colpire con Criora agevola la loro strategia attaccando il titano insieme agli altri. Va bene, 5 PA. Still here? Yep, still here. If a little battered. Does this mean it's over? What? What is it now? What is he doing? He's winding up! For the big one! Myself. Izunia! Arden Izunia! Imperial Chancellor Izunia! At your service, and more importantly, to your aid! I guarantee your safe passage. Though you're always welcome to take your chances down there. Buried among the rubble, is it? Dying here is not an option. We have no choice, Noct. I know. Hai dimostrato di meritare la benedizione dell'immane. Quando tutto sembrerà perduto, Titano sarà al tuo fianco. Via. Comunque abbiamo finito il capitolo 4, mi sa. Missione compiuta, la rivelazione di Titano. Mi pare di aver visto 3000. Praticamente da tutto il capitolo 4 abbiamo preso un... Perché inizi così poco? Ah, giustamente, forse ho capito. Ah, ok, io e Gladio perché ho combattuto con Gladio, va bene. Talento migliorato di chi? Ah, giustamente, fotografia.
Va bene, quasi 150 foto. Chissà che succede quando arriviamo a 150, ragazzi. Me lo sto chiedendo dalla ventesima foto. Capitolo 5. Un oscuro presagio. Ardyn, rivelatosi il cancelliere di Nilfheim, decide sorprendentemente di salvare i quattro amici portandoli fuori dalla faglia. Tuttavia, senza regalia e con posti di blocco che limitano la circolazione, i quattro amici vedono addensarsi nuvole nere di fronte a loro. Commander Ravus Nox Foray issued the following the Imperial blockades across the region. We believe the insurgents behind the Citadel attack have taken refuge in Deskai. The blockades shall help us root out the criminals. I realize the inconvenience imposed upon the citizenry, but we must each do our part for the good of all. The High Commander also stressed the Imperial Army would continue its recovery efforts in the Crown City. The frequent quakes which rocked the Deskai and Kleen regions in recent days have finally quieted. In response, the Empire provided the following comment. The cause of the tremors was the Archean, who had awakened in a fit of rage. The Imperial Army took swift action and laid the unruly giant to rest, thus averting disaster. Eyewitness reports confirm Titan has disappeared from the Disk of Kothis. I still can't believe it. I mean, shouldn't the car have turned up by now? We should wait until Cindy's done asking around the local garages before we despair. Let's not fool ourselves. The Empire has it. La regalia è scomparsa. Il menù di viaggio non sarà disponibile finché non l'avrete ritrovata. And maybe we could ask Ardyn to help us out again, right? The Imperial Chancellor. He represents a problem, not a solution. So where does that leave us? Stranded. Awaiting word from Hammerhead. In the meantime, we'll have to hoof it. Look, it's Umbra. Ah, Umbra ci ha trovati. La benedizione dei sei, avvicinati Umbra. Oddio, questo è il capitolo 5, eh? Ragazzi, credo che, vabbè, intanto con il cagnolino non ci parliamo, credo che, adesso la butto lì, non faremo missioni secondarie nemmeno nel prossimo video e forse nemmeno nel prossimo ancora, perché senza macchina potremmo essere un attimo, non lo so, ostacolati. Quindi si accumuleranno sicuramente. Adesso dovremmo farne, mi pare, una 7-8 più o meno. E nel per il prossimo scusate, per il prossimo capitolo, il capitolo 5 concluso, ce ne saranno altre 8-9. Fate che poi dovremo recuperare 15-16 missioni secondarie. Vabbè, poco importa, alla fine vanno fatte più o meno tutte. Quindi. Niente, noi comunque ci lasciamo qua perché abbiamo finito il capitolo, è stato abbastanza tranquillo e se posso dare il mio parere a caldo per il Titano, non mi è piaciuto come combattimento, non mi ha detto niente, ovviamente sono gusti, poi magari qualcun altro ci è impazzito, è incredibile, bellissimo, a me non ha detto assolutamente nulla, spero che voi invece tutto il video vi sia piaciuto, se avete qualcosa da dirmi fatelo sotto nei commenti e potete anche tranquillamente mettere un mi piace al video e noi ci vediamo alla prossima, un saluto da Taita89.